Tu verrai, dimmi quando, 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 l'anno, il giorno e l'ora in cui, forse tu mi bacerai. Tell me when will you be mine? Tell me quando, 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 we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando, 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 you mean happiness to me. Well then darling, tell me when. Every moment's a day. Every day seems alive now. Oh, let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait a moment more. Tell me quando, 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 seems me to adore. Well then darling, tell me when. Album in studio, dico in studio perché poi ne abbiamo fatto un altro con tutte le canzoni, queste dell'Italian Roots Tour che avete sentito, quindi alla fine per chi volesse c'è l'album, saremo da questo lato del palco sia a fare foto, insomma io sarò lì con voi, per chi vuole c'è anche il disco, ma questo qui era scritto da altri tempi invece, quello del 2015, e questa è la canzone che ha dato il via tutto proprio il lavoro, è tempo da altri tempi e fa così. Usami, usami, con cortesia, come in una storia da altri tempi. Lasciami, 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 oh, senza fiato, ma con un bacio da altri tempi. In un altro tempo, coi capelli un mento, oh, su una vespa seduta di fianco, noi innamorati come bambini, sognano il giro.
the small. When tears are in your eyes, I will dry them on. I'm on your side. When times get rough, fermo un attimo nel mezzo del concerto, i ragazzi bevono qualcosa, io rimango da solo con voi e canto prima una canzone e poi vi racconto un po' di questa cosa che io, insomma, all'inizio sono partito proprio con la musica classica. I miei volevano che io diventassi un pianista classico di quelli proprio veri, e allora mi hanno iscritto al Conservatorio di Pesaro. Io ero completamente digiuno di qualsiasi nozione musicale, quindi sono andato all'esame, mi ricordo l'esame d'ammissione, perché sono partito proprio per ultimo. Sono andato all'esame d'ammissione, ero un bambino, avevo 11 anni e non avevo mai fatto niente. C'erano gli altri bambini, invece avevano almeno un libro sotto il braccio, insomma entravano con qualcosa, avevano fatto delle lezioni, io no. Entro e mi chiedono che cosa ci suoni, e io gli dico niente, perché io non ho mai fatto nulla, però vorrei suonare il pianoforte. E loro mi dicono, allora se non puoi suonare canta qualcosa, cantaci un brano, vediamo se sei intonato. E io gli ho cantato Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883. Ho fatto quella, sono arrivato 43esimo, ne prendevano 40, ero già fuori da subito praticamente. In realtà poi per qualche motivo 3 o 4 sono ritirati e io sono finito al numero 40, ultimo secco. Sono stato dentro il conservatorio 9 anni, mi è servito un sacco, c'era un sacco di tecniche importanti, però io invece ero rock and roll, io dovevo fare il rock and rollista della vita, l'ho capito intorno ai 14 anni e ho cominciato a diventare critico, perché quando mi dicevano senti prima ero bravino, perché stavo a sentire, non obiettavo niente, no? Mi andava bene tutto. Poi quando ho scoperto il rock and roll e ho cominciato a smanettare col pianoforte, cominciavo a dire, ma ho capito, ma questo è un brano del 1200, se l'autore fosse vivo oggi probabilmente, non lo so, aggiungerebbe della roba divertente al brano, alla canzone, dicevo all'epoca.
ma questo non si può fare, l'ho capito dopo e mi hanno radiato nel frattempo, quindi insomma ci siamo, sono arrivato tardi alle conclusioni importanti della vita. Però oggi che ho questa possibilità bellissima di tornare dappertutto, tutte le sere mescolo in realtà la musica che mi piace, il rock and roll, la musica country, il blues, il honky tonk, il ragtime, tutti i generi così di pianismo un po' americano, no? Che arriva da lì. E lo mescolo con la musica classica, con la musica moderna, quella che richiama la musica classica, ma insomma, perché tanto la musica è musica e sta bene anche tutta insieme, vi faccio vedere. Thank you.
semplice portare solo delle canzoni così degli anni 60 magari, rifarle. E allora sono andato indietro, ma molto indietro, molto. Sono tornato a casa a Pesaro, voi sapete che lì nato Gioachino Rossini. Gioachino Rossini nel 1835 scrive questo brano meraviglioso, secondo me, che si intitola, è conosciuto come la Tarantella di Rossini, però è la danza napoletana, voi ve lo ricordate, sì, vero? La Tarantella di Rossini è quella che fa così. Anche le transenne lo sanno, c'è tutto dell'altro intorno a questo tema che avete sentito adesso e io lo faccio sentire nella mia maniera così, un po' country, rock and roll, misto, blues, ve lo faccio sentire, fa così. Sento anche il naturale entusiasmo qua dicendo proprio che si raccoglie così, oh beh. Dal grande Edoardo Bennato per il mio ultimo disco e meno male che me l'ha prestata perché mi ha fatto un regalone. Se vi va la cantiamo insieme, fa così. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada trovi da te, porta all'isola, oh yeah. E non c'è, forse questo mi sembrerà strano, ma la ragione mi ha un po' appesa la mano, ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola. Se non ci sono lati, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, oh yeah. E non è un'invenzione, e neanche un sacco di parole. Poi la strada la trovi da te.
vicino e poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te e porta all'isola, oh yeah, che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti too late.